cosa sarà divertente per tutte e due. Come desideri.
se avesse successo non cambierà. Fermare i sette salverà il mondo dalla distruzione. Moriranno in molti. E per cosa? Venga al creato, si sente perduto a volte. È il prezzo da pagare per la vita. Questa tua nuova consapevolezza. Quindi, non posso essere certa di nulla. È questo che intendi? Dico solo questo. Il Consiglio ha affidato a te questa missione. A te e a nessun altro. E l'hanno fatto per un motivo. Credono in me che tu possieda poteri ben più grandi di quelli che conosci.
Thank you.
Sarà divertente come desidero. Oh, assicurati che gridino, cavaliere. Se così pacchiano, sarebbe anche carino. Un altro stolto demone che erige un tempio in suo onore. Evviva il conquistatore! È ovviamente un modo per compensare. Hai appena fatto una battuta? È sbagliato. Oserei dire anche stupido, mia signora. Cosa ti spaventa? Sembra l'ennesimo demone che vorrebbe diventare un conquistatore. Non vorrebbe. Piano, mia signora. Non ti servono fruste o acciaio. Un altro demone dalle intenzioni oscure. Conosci Vulgrim? Andreste molto d'accordo. No, mia signora. Vulgrim tratta spazzatura. Abraxis merce di qualità. Ah, la mia fama mi precede, dunque. Già, qualcuno ti vuole morto. E si mettano in fila. I più forti sono sempre oggetto dell'invidia dei deboli. Non è vero, sentinella? Carino, ma per il signore delle cavità sei un viscido. Hai visto il traditore? Dove? Non importa. Ciò che importa è che ti vuole morto. E io voglio sapere perché. Sei una donna intelligente. È inutile girarci intorno. Quindi sarò chiaro. Quella sarà la dimora di un demone molto, molto importante. Colui che vincerà questa guerra una volta per tutte. E io sarò al suo fianco.
E al traditore questo non piace, teme il cambiamento. Sai la storia del male minore? E cosa ne è del traditore? Cosa vuole il signore delle cavità? A volte vincono gli uccelli, altre i pipistrelli. Equilibrio. Ma il traditore vuole altro. Il falso signore sarebbe un falso dio. Renderebbe vacuo il pianeta come fa con le anime. Così avverrebbe la sua realizzazione. Ti ha mandata contro di me perché sa che se il mio signore avrà la meglio. Abraxis troverà il traditore e lo sventrerà per quello che ha fatto. Il compito della mia signora è mantenere l'equilibrio. Il signore delle cavità crede di essere l'equilibrio stesso. C'è un'unica soluzione. Bisogna eliminarlo. Presto. Prima che sia troppo tardi. Ma se hai intenzione di sorprendermi, accomodati. Ho un impero da costruire. D'accordo. Credo che tu dica la verità, Abraxis. Quello che ho potuto vedere di questo traditore mi nausea. Il suo seguito non ha nulla di naturale e sfida l'equilibrio delle cose. Splendido! La signora dimostra un intuito eccezionale. Sei la benvenuta nella casa del mio signore. E qual è il nome del tuo signore, Abraxis? Si tratta di un segreto, persino per qualcuno del tuo livello. Ma quando arriverà, riconoscerai il suo titolo, il Distruttore. E tra una trentina di anni questo luogo sarà magnifico. Al nostro prossimo incontro. Va ora. Il traditore non può aspettare. Assicurati di sussurrare il mio nome all'orecchio del traditore quando lo ucciderai. Assicurati di sussurrare il mio nome all'orecchio del traditore quando lo ucciderai. Nonostante i loro successi,
gli umani sono stati sconfitti durante l'Apocalisse. La loro civiltà ora non è altro che rovine e macerie. Erano una specie patetica, ma ci sono intuizioni intelligenti nei loro monumenti. Ti stai ricredendo sugli umani, mia signora? Non credo. Fanno pena. Credevano di poter controllare il destino del mondo. Eppure i pellegrini sono a dir poco ambiziosi. Come se puntassero verso il cielo, alla ricerca di risposte in paradiso. Che ironia vederle depredate dalle schiere dell'inferno. Vero.